È la volta buona che lo lancio. È la volta buona che lo... Porco di... Ah! Sono in vena! Sono in vena! Guarda che braccio enorme. Sentite questa musica di sottofondo? È perché siamo al menù del primo capitolo. Sì, guardate i capelli. Sono un must i capelli di merda in questi video di Kingdom Hearts. Siamo nel menù del primo capitolo perché oggi inizia una serie. Una sorta di King delle bestemmie, ma su questo videogame. Mentre io vado già a prendere i salvataggi e prenderò quello del livello 100, poi vi spiego perché. Vi dico solo un paio di cose. Intanto like, senza numeri. Non vi dico quanti mi piace voglio. Voglio vedere quanti me ne lasciate però. Sono curioso perché potrebbe diventare una serie, secondo me sarebbe veramente figo, cioè quella di girare per i videogiochi. Intanto guardate Paperino, che faccia di merda. Stavo dicendo, quella di girare per i boss segreti più difficili dei videogiochi di Kingdom Hearts. In questo caso affronteremo Sephiroth, famoso personaggio di Final Fantasy. Ci sarà anche nel 2, ma qui è più difficile secondo me. E figura misteriosa che io in realtà ho skippato nel riassunto di Kingdom Hearts 1, quindi poi vi spiego al volo chi è. Detto questo possiamo già andare. Dobbiamo parlare con lui che ci farà andare nella Coppa di Platino. Qui siamo al Monte Olimpo di Hercules, anzi ve lo faccio vedere perché almeno creiamo l'atmosfera. Guardate che bellino, sempre stato piccolo in tutti i giochi, fortunatamente nel 3 sarà una cosa enorme quasi quanto il cazzo di Mad Men dopo che io ho fatto palestra. La cosa difficile dov'è? Ho messo livello 100 per due motivazioni. La prima è perché sfiderò Sephiroth con la catena regale, che è il Keyblade base, quello che tutti noi conosciamo, ma è un dito nel culo perché è il più schifoso. Non avrò nessun tipo di equipaggiamento, che in questo gioco, anche come negli altri Kingdom Hearts, sono importantissimi perché ti aumentano le statistiche, quali attacco, difesa, eccetera eccetera. Se vi state chiedendo la maglietta, chi me l'ha regalata? Un mio amico che mi conosce ed è bellissima, però ha sbagliato misura, quindi sì, sembro un duro che vuole fare il duro, ma non voglio fare il duro. Ok, ecco qui Sephiroth. Sephiroth è questo essere umano. Se non avete ancora mai visto un gameplay, perché in tanti mi chiedevano di fare gameplay, lì sotto abbiamo vita e magie di Sora. Lì abbiamo la vita dello stupido umano e lì abbiamo la tabella dei comandi. Sephiroth inizia con uno schema ben preciso. Allora dovete sapere che su Sephiroth sono confident, nel senso che è fattibile, ok? Le bestemmie, quelle vere, arriveranno con figura misteriosa. Perché ragazzi, figura misteriosa è ridicolo. La vita di Sephiroth vedrete che non sta calando, perché lui deve essere colpito molte volte. Non felice di levarti una marea di vita con due stecche, decide anche che tu gli devi levare un tot di vita prima di poter cominciare a levargli la vita. Ok, se mi vedete molto spesso che rimango con uno di vita, non è che sto sempre sculato, è che ho un'abilità tale che mi fa rimanere con uno di vita. Comunque raga, mi sta tirando le scoppole, mi sta tirando, mi sta regando un fastidio incredibile. Mamma mia, c'avevo uno di vita, se mi piavo qua la spada ero finito. E questa cosa che mi sto mettendo ora è una cosa tale che tipo mi fa levare molto meno danno dai suoi colpi, e allo stesso tempo quando gli vado incontro gli faccio io del danno. Solamente che non mi riesco a avvicinare a questo essere umano, non riesco a levargli neanche un poco di vita. Dio merda. Ok, ok. Poi c'è sta spada che è lunga quanto il cazzo mio, santo Dio. No, no, la mossa che non deve mai fare. Meno male non me l'ha fatta. Ok, raga, quella cosa che avete visto che comincia a muovere tutta la mano strana e diventa super violaceo, è una cosa non bella perché ti leva tutta la vita, ti lascia con uno di vita e ti lascia senza magia. Quindi io non posso curarmi, non posso fare nulla. Ora invece corre come un bangladino. Ora invece fa di nuovo le fiamme. Non segue uno schema. Lui non ha senso. Guarda, corre. Quando corre mi dà un fastidio, ragazzi, perché non si capisce come si muove. Guarda, fa cose. Oh no, le spadate infinite. Guarda come le para. Che campione Oli e Benji. Ma come si muove? Ma come si muove? Le para anche questa. Oddio. Rimane a terra Sephiroth. No, no, quella non la devi fare. No, no, no. Mamma mia ragazzi, avete visto? Metto in pausa per dirvelo. Mi era venuta la cosa tipo Goku quando sta in paradiso. Mi aveva levato tutta la vita, ho dovuto usare per forza un elisir. L'elisir ti ridà tutta la vita, ti ridà praticamente tutto. Ah, mo diventa verde. Quando diventa verde so cazzi, perché comincia a spammare queste palline che avete appena visto e le spamma all'infinito. Cioè non è che c'ha un senso, lui continua a fare le mosse che fa. In più però ti lancia queste strane palle blu. Però questi meteoriti sono l'ultimo dei problemi, perché sono schivabili. Se ti colpiscono non ti levano tanto. E meno... Ok, la famosa Genkidama di Sephiroth. Da ora in poi voi non capirete più nulla. Lui si muoverà e nello stesso tempo vedremo, ecco, tutte queste palle enormi mentre corre come un bangladino. Non si capisce un cazzo, santo Dio. Guarda, guarda. Voi pensate che io sappia cosa sto facendo? Non lo so che sto facendo. Mi infastidisce in una maniera in... Guarda che si teletrasporta. Porco Dio, è Goku. Dagli due stecche, Sora. Mamma mia. Sì, bravo! Oh! Gli avevamo date due stecchine. Guarda come se la sta a sentire. Oh no, le stecche infinite. Vai, Sora. Spara le Sora. No, sei un coglione. Sei un coglione di merda. Vai, 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 che ora gli puoi levare un po' di vita. Di nuovo? Di nuovo? Cosa? Bro? Bro? No,
no, no. Bravo, bello che mi sei teletrasportato in bocca. Sì. No, sta a fare i meteoriti di nuovo. Le cagate di piccione. Guardate quanto gli manca di vita. Ora io non voglio ovviamente per nessun motivo dire cosa può succedere, perché non mi piace mai pensarlo nemmeno. Però guarda le spadate. Colpisci. Sì, 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 sì. Oddio che stecchine che gli abbiamo dato, ragazzi. Gli manca un chicco. Gli manca una spadata. Gli manca una spadata. Ah. 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 Sì. Easy. Sì, beh, vedi, vedi, l'ha fatto anche lui, sì. Gesù bambino. Beh, zero dead. Facciamo come più di pai all'incirca. Ok, raga, ora possiamo anche passare a figura misteriosa e possiamo anche cominciare a bestemmiare veramente tanto. Per figura misteriosa, raga, tocca mettere occhialetti. Come potete vedere, userò quest'altro salvataggio dove sto a livello 71. Ho già impostato tutto, quindi come potete vedere ho catena regale. Io vi direi, con catena regale senza oggetti è follia. Possiamo provarlo, nel senso che me li levo e vediamo come va. E niente, raga, proviamo. Qui siamo nella fortezza oscura. Abbiamo liberato appena tutte le principesse dopo tutto il casino dove siamo diventati Heartless. E ora c'è questo varco dove noi entreremo e ci sarà questa figura misteriosa che avrà addosso, come potrete vedere, il mantello dell'organizzazione 13. Quindi dopo la battaglia io vi spiegherò anche chi è, però ora vi lascio vedere questo filmato. Who are you? I am Sam. What's that supposed to mean? Porco Dio, è iniziato. Allora, raga, non ve so di niente. L'unica cosa che ve so di, se vedete molto spesso una magia gigante viola intorno, che poi sarebbe questa qui, ecco, quel coso enorme, la vedete spesso perché gli fa tipo super efficace di Pokémon principalmente. Per il resto, raga, leva una marea. Paperino e Pippo sono le persone più inutili del mondo. Se ci arrivo vi faccio vedere una mossa che fa ridere. Mi leva troppo, troppo. La battaglia è solo io che mi curo principalmente. Porco Dio. Poi vi faccio vedere in che senso, che intendevo quando dicevo che era super efficace. Ecco, vedete? Gli è esplosa e è diventato tipo tutta elettricità. Gli abbiamo levato quasi una tacca. Wow. Appena gli leviamo tipo un altro metà di vita, comincia a essere un problema. Siate stanti, maga. Bello, senti il dolore. No, ha cominciato a dare tutte stecche. La mossa delle stecche infinite. Ha cominciato a cambiare schema di gioco. E comincia anche a lanciare laser enormi. Eccola, è finita. Bella, regà, riniziamo il boss. Ok, questa mossa è l'unica cosa che mi farà bestemmiare. È anche l'unica per cui muori sempre. Ovviamente ve l'ha fatta quando ho poca vita. Allora, praticamente, vedete il tabellone dei comandi? Ora ci sarà, al posto di attacca, magia e oggetti, ci sarà shock, libera e shock. Cioè, praticamente, ci sarà un libera che però cambierà all'infinito posizione. Ora lo vedrete. E io devo premere quello preciso, nel preciso istante in cui sta lì. Se no mi becco lo shock, mi leva vita e allo stesso tempo la mia vita continua a essere persa, anche se io non premo nulla. Ma mo vedete perché muoio, quindi non è un problemone. Ok. Ok. Porco Dio, è una cosa che ti mette con i nervi. Stai lì con i nervi. Ora io mi metto solamente gli spezzoni di io che provo a superare la prima volta che mi fa questa mossa. Cazzo, ogni volta che muoio in realtà dovrei rilevarmi gli oggetti che mi sono levato. Senti, me li tengo, regà, perché fidatevi che è una follia fasselo pure a livello 70 così con catena regale. E dai, dammogli due stecche, mo. No, che sta a fa? Fa cose, fa cose, fa cose. No, no, i piselloni incredibili.
Dai, raggi laser! Star Wars! Star Wars! Lo cedi! Cristo sandalo! Dai, dai tu stecche, oh! Quelli sono morti. Che to dico a fare? No, no! È finita! Basta, basta, porco mio cane, mi ero anche liberato. Ma non ci capisci nulla, perché devi guardare lì in basso mentre lui fa cose in uno schermo che è gigante. Non ha senso, cazzo. Paperino e Pippo, morti fissi. Siete inutili, siete inutili, siete inutili come il resto del GameStop, cazzo. Quando ti compri i giochi a 99 centesimi, che in realtà manco te lo danno il resto. Inutili, cazzo. Sì, oh, belle ste stecche. No. Sì, sì, mi sono liberato subito. Mi sono liberato subito. Sono fortissimo, cazzo, sono il migliore. Pace, pace, pace. No, porco Dio, no, pace un cazzo. Libera. Sì, sì, ok, ok. Gustoso. No, sono morti tutti e due di nuovo. No, 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 no. Anzi, sai che ti dico, mo? Mega Elisir, che dà di nuovo vita a tutti. Stiamo durando, ma sono già morti. Paperino, Pippo, fate cose. Paperino, mi curi, avevo uno di vita, paperino di merda. Cristo santo, sei inutile. Picchiate, picchiate che l'abbiamo rincoglionito. Il problema di fondo è che non gli stiamo levando un cazzo, non gli stiamo levando. È intoccabile, ragazzi. Oh, sì, bravo, così, così, sì, mi piace, mi piace. Sì, mi piace tantissimo, mi piace, cazzo. Addio. Porco Dio, mi dai un libero, c'erano tre shock. Dio, porco. Shock il cazzo, non sto a giocare a Pokémon. No, è impossibile, è impossibile. Non gli levi uno di vita, ma come fai a toccarlo? No, 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 ma... No, ma ripreso. No, raga, muoio, 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 muoio. È una cosa mortale, è mortale, perché è mortale se muoio. Mi ha messo al muro, mi ha messo al muro, è Rocky Balboa, è Rocky Balboa. No, 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 no. Cazzo! Cristo santo! Porco! Non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, non ce la puoi fare. No, allora, per farvi capire, perché sennò poi sembro pazzo. Mo provo a usare un Keyblade decente, capito? Uno di quelli grossi, forti, belli. Me lo metti al culo lo stesso, state tranquilli. Tralasciando il fatto che la differenza di danno che gli famo tra questo Keyblade e quell'altro non cambia un cazzo. Ma dove li prendi? In Cina li prendi, sti cazzo di Keyblade? No, porco Dio, di nuovo. Guarda, Dio bestia. Libera. Tanto vale, raga, che lo faccio pure col Keyblade quello decente. Tanto non cambia un cazzo. Mi permettete una cosa? Provo a mettere anche a Paperino e Pippo delle armi decenti. Per curiosità, per vedere fino a dove può arrivare l'inutilità dei miei compagni di gioco. Ma sono già morti tutti e due! Tutti e due! Ho dato un'arma decente, siete morti tutti e due! Ma ve lo meritate! Ma dovete morire! Ma andatevene via, andatevene! Andatevene via, fate schifo! Sì, dai, due belle stecchine. Soffici, soffici. No, no, con così poca vita. Così buona carica. Porco Dio, porco Dio. Oh, Nomura, ciao. Senti, facciamo un boss segreto. Mi piace molto l'idea. Facciamo un boss che tu non puoi battere a meno che tu non hai gli flessi di Ciccio Gamer su Fortnite, perché è impossibile che tu riesci a leggere libera in quell'istante. Mi sto incazzando principalmente per una questione di morale, perché col fatto che non ho mai fatto lui in maniera decente, ma l'ho sempre fatto un po' rubando, mi fa incazzare che ci sia un boss che non riesco a fare di Kingdom Hearts, santo Dio. Hai sbagliato, dovevano abbattere Darth Vader. Vai a cagare sul cesso con Darth Vader. Paperino non ti può aiutare, già mo è morto. Ma volete sopravvive? Oddio, siete rimorti, siete rimorti. Vi dovete vergognare, vi dovete vergognare. Dai, 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 ammazzami. Dai, dai, che è la volta buona che lo lancio. È la volta buona che lo... Ok, siamo a un momento importante, perché siamo a un nuovo punto, perché siamo arrivati alla vita verde all'incirca. Stecca, stecca, bravo. Che cos'è? Non me lo ricordo per un cazzo. No, no, stiamo scherzando. Quanto dura? No, ragazzi, ha cominciato a sparare pure palle di fuoco. Sì, sì, dai, down, down. Pace e sangue, tanto sangue freddo. Le combo alte che abbiamo visto che gli fanno male. Guarda che non riesce a colpirmi. Guarda che non ce la fa. Voleva, voleva, ma non ce la fa. No, 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 no. Sì, 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 sì. No, no, no. Qui gli devi fare le combo alte mentre lui ti fa queste. Che a volte lo vedi che l'ho colpito anche adesso. No, 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 l'ho chiamato. No, l'ho chiamato. L'ho chiamato. No! Mi mancava un c***o!
cazzo di chicco di vita di uva! Vaffanculo a Cristo, vaffanculo a Cristo, lo faccio una volta se no basta. Perdonatemi, ma mi devo levare la maglietta. Non è questione di fisico, è che se qualcuno si ricorda le citazioni dei King delle bestemmie, qui dentro viene un caldo che fa paura a un certo punto. Ultima volta. Problema, regà, è sempre lo stesso. Che a un certo punto diventa Goku. No, no, non mi colpisce. Mamma mia, Paperino che mi salva. Paperino che mi cura bene in tempo due volte e la run giusta per forza. Eh no, de novo, de novo. De novo l'orbo. De novo così. Ma che cos'è? Ma che cos'è Exodia? Muoio. Meno male, meno male. No, ma non è possibile. No. Ragazzi. Ragazzi, non mi preme nulla. Non mi preme nulla. Basta, basta. Complimenti, figura misteriosa. Non mi premeva triangolo, raga. Basta, perché sono qui da due ore. Vi avevo lasciato un attimo in sospeso non dicendovi chi fosse figura misteriosa. Non è altro che Xemnas, cioè il capo dell'organizzazione. Lo capiamo sia all'inizio di 358 Days, in una scena che io non vi ho messo perché non vi volevo accatastare troppo le idee, però anche all'inizio di Kingdom Hearts 2, dove c'è una scena tra Xemnas e Roxas, dove Xemnas dice al ragazzo che è andato a trovare la sua altra parte, cioè Sora. Poi gli dice che si assomigliano, perché giustamente Sora e Roxas effettivamente si assomigliano. Solo questo. Io comunque vi abbandono e spero che vi sia piaciuto il video più di quanto è piaciuto al mio controller, che come detto nell'intro non vi chiedo un numero di like, però più supportate questa mini sub serie più mi fa piacere, più che altro perché quando giocheremo in Kingdom Hearts 2 verso la fine ci saranno una marea di boss da fare di questi livelli, se non peggiori, e quindi sarebbe divertente anche portare un episodio con quelli. Io vi saluto, fatemi sapere anche voi se avete mai fatto grandi imprese contro questi boss, a che livello, bla bla bla. E niente regà, da me è tutto, la prossima volta mi dovrò mettere il santino de Mickey Mouse. Niente, ciao.